I principali è l'individuazione di una deroga a una serie di normative sul commercio, come prevede il patto d'aria, quindi anche l'individuazione di quelle che sono le tipologie commerciali che potranno o meno aprire in via 20 per salvaguardare un centro commerciale all'aperto, così come è sempre stato via 20, che non deve essere degradato, ma deve rivalorizzare non solo il centro di Genova, ma l'intero commercio genovese, e soprattutto fare attrazione turistica anche sui croceristi, quindi puntare sulla qualità, puntare sull'eccellenza e garantire agli operatori un supporto da parte delle amministrazioni locali, sia della regione che del comune. Per noi è importante perché è un punto di partenza. Il patto d'aria funziona molto bene in un'ottica di preservare quello che c'è e di migliorarlo. È molto più difficile ripartire invece in situazioni che ormai sono andate nel degrado e riuscirle a riqualificare, quindi il tentativo su via 20 è proprio quello di rilanciarla partendo dalle eccellenze ancora che sono presenti prima che queste vadano via. Quello che noi vorremmo far diventare, non dico che deve diventare come via Monte Napoleone, però l'idea è di farla diventare appunto un centro commerciale all'aperto di strada che possa rivitalizzare l'intera zona del centro.